Allora, avviamoci verso la seconda metà di questo esercizio, che è quella più di progettazione. Partiamo dal punto 3, 4, 5. Punto 3 è descrivere sotto forma di caso d'uso quello specifico requisito che avevamo battezzato R10 sulla richiesta dell'offerta più conveniente. Il caso d'uso lo formalizziamo in forma narrativa e poi a questa forma narrativa, secondo questa solita tabella, che qui vabbè, ci sono indicate le righe principali, ma poi possiamo aggiungere o togliere a seconda delle necessità, a questa forma narrativa affiancheremo nel punto 4 anche il diagramma delle sequenze che lo racconta, no? Che lo accompagna. Quindi in realtà il punto 3 e il punto 4 di nuovo sono due punti che si svolgono insieme, parallelamente, perché sono la stessa cosa. Da un lato però descritta dal punto di vista narrativo, dall'altro dal punto di vista formale. In quello formale vedremo qualche informazione in più, tipo, che ne so, i nomi dei parametri, no? Le pagine coinvolte, cose di questo genere, che invece nell'aspetto narrativo non ci interessa perché lo narriamo dal punto di vista dell'utente. Mentre nel diagramma delle sequenze cominciamo a intravedere anche il punto di vista del sistema. E poi diventa la porta d'accesso per il punto 5, che è poi la progettazione del sistema vera e propria. Allora, cominciamo quindi a fare i punti 3 e 4. Dove abbiamo, quindi nel punto 3, uno use case che si chiama ricerca offerta più conveniente. Questo è il titolo. L'ambito di questo, beh, quello che avevamo chiamato prima, ricerca di voli. L'intenzione, che cos'è? Qui quasi, rischiamo quasi di ripetere il titolo, ma è che l'utente desidera trovare l'offerta economicamente più vantaggiosa per offrendo in cambio la massima flessibilità. Quindi questo è ciò che vuole fare l'utente. L'attore principale è un utente registrato, che può essere registrato. Poiché qua puntiamo l'offerta economicamente più vantaggiosa, probabilmente non ci interessa molto il fatto che l'utente sia registrato, perché non sarà forse uno dei top viaggiatori. Ok, a questo punto definiamo lo scenario, che è la parte chiave.
cosa conterrà lo scenario? Allora abbiamo detto che l'utente entra nella funzionalità di ricerca, quindi l'utente entra nella funzionalità di ricerca delle soluzioni economiche. 2. L'utente in questa pagina, no, immette le proprie preferenze, i propri requisiti. L'utente immette le proprie richieste, che sono luogo di partenza. Questo è fisso. Luogo di arrivo. Poi un intervallo di date, data iniziale, no, data iniziale del viaggio non va bene, data, prima data utile per il viaggio, e ultima data utile. Per il viaggio. Quindi all'interno di queste due date vanno bene tutte, eventualmente una preferenza di orario. Ad esempio, mattino, pomeriggio, sera, non un'ora precisa, ma una fascia oraria, probabilmente potremmo già predefinire delle macrofasce. E basta, direi che c'è tutto, no? Quindi, continuiamo con lo scenario. Questo era il punto 2. Punto 3. Il sistema a questo punto presenta un elenco virgola, ordinato per prezzo crescente, virgola di possibili prezzo crescente vuol dire che il primo è quello che costa di meno, i possibili voli compatibili con la richiesta dell'utente. Tra il passo 2 e il passo 3 ce n'è uno nascosto, non banale. Cioè il sistema trova le soluzioni e le ottimizza.
ma quello è un passo che non compare in un'interazione tra utente e sistema. Ciò che percepisce l'utente è l'elenco ordinato. Noi, quando progetteremo il sistema, sapremo che qualcuno questo elenco ordinato lo deve calcolare. Non basta fare una query nel database, non abbiamo già lì pronti. No? Ma fa parte poi della progettazione del sistema, non dell'interazione con l'utente. Dal punto di vista dell'interazione con l'utente, se quelle soluzioni fossero già, guarda caso, predefinite, non cambierebbe nulla. E quindi nel caso d'uso, che si concentra sull'interazione, non compare. Al limite, quello che possiamo mettere qui è il fatto che questa operazione potrebbe essere anche un'operazione lenta, visto che dovrà fare tanti tipi di prove, ipotesi, ricerche, simulazioni e ottimizzazioni. Quindi però lo indichiamo come, magari come una nota a questo, la risposta potrebbe richiedere un certo tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella pratica io dovrò inventarmi a livello di interfaccia qualche soluzione per questo. Soluzioni sono tre: o faccio finta di niente, per cui l'utente clicca su cerca e rimane lì appeso e speriamo che non se ne vada, che non pensi che è tutto bloccato, che non è la soluzione migliore, è quella non far nulla. Oppure, come fanno in molti casi, clicco su ricerca, mi manda una pagina in cui c'è scritto attendere prego, stiamo lavorando, abbiamo cercato 1000 soluzioni con un numerino che si incrementa, qualcosa di questo genere. Oppure la terza possibilità ancora, che però dipende, non so se sia attuabile o no, perché dipenderà dalla strategia di ottimizzazione che useremo, è dimostrare già subito un elenco di voli, di offerte, e man mano che l'ottimizzazione procede, spostarli, modificarli, aggiornarli. Quindi avere un elenco che sia in continuo aggiornamento finché a un certo punto non sia assestato e dico questo qua è il punto d'arrivo. Però dipende, non so. Il secondo dei tre mi sembra quello più semplice da fare e che funziona in ogni caso. Ma qui non l'abbiamo ancora detto. Sappiamo che richiede un certo tempo e quindi l'interazione con l'utente sarà fatta in modo da far accettare all'utente questo tempo. A questo punto l'utente che fa? Può fare due cose essenzialmente. Beh, o se ne va, lascia perdere, allora in questo caso esce da questo caso d'uso, oppure modifica i parametri della ricerca e torna a rifarla, perché dice, vabbè, sì, questo qua, però proviamo ad aggiungere ancora un giorno, proviamo a cambiare la fascia oraria, e quindi modifica la ricerca e la riavvia, cosa usuale nelle interfacce, diciamo così, di ricerca esplorativa, oppure può passare a selezionare uno di questi voli per la successiva prenotazione. Quindi a questo punto, dopo il punto A, scusate, dopo il punto 3 può esserci un punto 4 eventuale, opzionale, in cui l'utente modifica i parametri della ricerca e torna al punto 3 e rifare la ricerca. Cioè la ricerca del punto 3 viene attivata o grazie all'inserimento di nuovi parametri, punto 2, o grazie alla modifica di parametri già usati nella ricerca precedente, punto 4. E questo punto 4 può esserci o non esserci. A un certo punto, prima o poi dal punto 4 uscirò
perché l'utente smette di modificare i parametri, e quindi passerò al punto finale, 5, fine, cioè l'utente sceglie un volo, che tendenzialmente sarà il primo, ma magari anche il secondo e il terzo, se vede che le differenze di prezzo sono minime e le condizioni in termini di data sono per lui accettabili, e passa alla prenotazione. Passa alla prenotazione significa che vado a questo punto, chiudo questo caso d'uso e ne inizio un altro. Inizio un altro caso d'uso diverso, che è quello della prenotazione, che sarà R4. Il caso d'uso associato al requisito R4, che diceva proprio l'utente può procedere alla conferma e pagamento di uno dei voli visualizzati nelle funzioni di ricerca. È questo caso d'uso che non dobbiamo scrivere, ma quando se dovessimo scrivere diremmo che come precondizione è il fatto che l'utente abbia appena fatto una ricerca e selezionato un volo di interesse per poter cominciare quel caso d'uso. Scenari alternativi, quindi cosa può succedere? Questo è il caso normale, no? Quando tutto fila liscio, funziona così, tu arriva, poi compra e va, se ne va e prende il decollo. Invece scenari alternativi quali possono essere? Allora, scenari alternativi, facciamo il giochino di cosa va storto se. Punto 1 può andare storto? No, entra nella funzionalità di, cioè, se non ci entra, nel caso d'uso non inizia neppure. Il caso 2 può andare storto? No, lui mette dei dati, il sistema non ha ancora fatto nulla. L'unica variante ce la possiamo avere, direi, sul punto 3. La prima variante importante ce l'abbiamo sul punto 3, perché può darsi che coi parametri specificati dall'utente non si trovi nulla. Se trovo qualcosa, fornisco delle alternative e poi sarà l'utente a decidere. Ma se non trovo proprio niente? O se l'utente è stato così cretino che ha messo la data di fine prima della data di inizio, dei valori. Quindi non posso, non potrei non trovare nulla, o perché i dati sono incompatibili, o perché i dati magari avrebbero senso, ma il mio problema di ottimizzazione non tira fuori nessuna soluzione, perché magari in quei giorni i mezzi li ho tutti occupati, oppure volano altrove. Allora, a questo punto potrei avere sicuramente una variante 3A, quindi un'alternativa al punto 3, in cui il sistema non presenta a questo punto più il punto 3, un elenco di opzioni, no? Ma il sistema non è in grado di trovare soluzioni ed invita l'utente ad estendere i criteri di ricerca. E torna a 2. Torna al punto 2. Il sistema non è in grado di trovare soluzioni ed invita l'utente ad estendere i criteri di ricerca. Cioè non gli dico, non trovo niente, vai. Non trovo niente, prova ad ampliare i criteri di ricerca che magari trovi qualcosa. E quindi torno al punto 2 in cui l'utente dovrà rimettere
È l'unica variante significativa, direi, questa. Ma io lo vedrei come parte del punto 2, nel senso che fa parte della validazione di questi dati qua. Se vogliamo indicarlo, lo possiamo indicare, per carità, potrebbe essere un 3B, il sistema indica all'utente che ha inserito dati non coerenti. Quindi in realtà lui mi manda la richiesta, io posso dirgli no perché non è valida, oppure posso dirgli sì è valida ma no, non ho trovato soluzioni, oppure ho trovato soluzioni. Sistema indica all'utente che ha inserito dati non coerenti. A questo punto proviamo a vederlo sull'asse dei tempi. Quindi questo scenario a rappresentarlo sotto forma di diagramma delle sequenze. Diagramma delle sequenze che in prima battuta avrà due linee di vita che sono l'utente e il sistema. Quindi ciascuno di questi punti che abbiamo appena descritto dello scenario principale lo andiamo a dettagliare in termini di interazioni fini tra utente e sistema. Quindi punto 1 era, per ora il sistema per noi è una cosa unica, eh? Poi nel passo successivo, che sarà il punto 5, quello di progettazione, ci impegneremo, ma già lo possiamo annotare qui, a dire quale parte del sistema, quale classe, quale pagina JSP sta rispondendo a ciascuna di queste frecce che stiamo disegnando ora. Il punto 1 è l'utente entra nella funzionalità di ricerca delle soluzioni economiche. Quindi sempre, parte sempre tutto dall'utente, no? Qui stiamo parlando di sistemi web che sono sistemi reattivi, quindi reagiscono a richieste. Quindi tutto parte dall'utente che entra nella funzionalità di ricerca soluzioni economiche, questo è il punto 1. Punto 1, chiamato 1.1 perché il primo 1 lo richiamo da qua, no? Che è il primo passo del mio scenario. Poi il primo passo del mio scenario è fatto da un primo messaggio, l'1.1, dopodiché il sistema semplicemente 1.2 genera il form di ricerca per voli economici, che è diverso dal form di ricerca normale, ad esempio per il fatto che non permette di specificare un'ora precisa,
e invece obbliga a specificare degli intervalli di date. Quindi l'utente entra, vuol dire poi clicca sulla voce del menu che dice cerca economica, questa voce del menu attiverà, qua dentro il sistema è fatto di qualche cosa che risponde, e dopo dovremo dire chi è qui dietro, no? Daremo, lasciamo spazio per scrivere il nome della classe che poi risponderà dopo, e la vedremo nella progettazione. A questo punto l'utente qua pensa, e inserisce i dati. Quindi l'utente sul form di ricerca, diciamo che interagisce con se stesso per inserire i dati. 2, inserimento dati. Dopo che l'utente ha inserito i dati, avviene la ricerca vera e propria. Quindi l'utente clicca su ricerca, 3.1, invio dei dati, e a questo punto l'interazione qua è più complicata perché abbiamo detto che richiede del tempo. No? Si attiva un'ottimizzazione che può portare via del tempo. Quindi vediamo che il sistema a un certo punto comincia a ottimizzare e risponderà solamente qua, con i dati. Ottimizzazione. Non vedete più, ma adesso sì. Quindi abbiamo un punto 3.2 in cui dice, vabbè, adesso che ho i dati comincio a pensare, comincio a frullare. Nel frattempo non lascio l'utente al buio, perché non è buona norma, e quindi comunque gli rispondo una prima risposta interlocutoria, 3.3, gli do una pagina di attesa. Un sudoku da fare o qualcosa del genere. E invece solamente quando l'ottimizzazione sarà completata, potrò finalmente dare l'elenco dei voli trovati, sulla base, ordinati sulla base dei criteri di ottimizzazione. Adesso, in realtà, questo disegno non è compatibile con un'applicazione web. Non si può implementare esattamente così in un'applicazione web. Perché qui ho una richiesta HTTP che corrisponde al bottone di invio di un form. E questa è una pagina di risposta. Chiusa questa risposta, browser e server sono disconnessi. Quindi come fa il server dopo un po' a mandarmi questi risultati? Non può, perché il browser semplicemente non è in attesa di una risposta. L'ha già avuta la sua risposta dal punto di vista del protocollo HTTP. Quindi l'unico modo per far sì che il server possa mandarmi le informazioni tra un po'
è che il browser di tanto in tanto chieda, ma hai finito? Hai finito? Ogni 2 secondi, ogni 5 secondi, dipende quanto vogliamo. E lui ogni volta risponderà no, 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 fino a quando a un certo punto non risponderà sì. Che poi questo avvenga in modo visibile, e in alcuni siti lo vedete che la pagina si rinfresca continuamente, attendi e poi si rinfresca, e poi, e a un certo punto arriva il risultato. Oppure avvenga in modo invisibile, cioè attraverso JavaScript in background, io faccio queste interrogazioni, poi quando ho il risultato rimpiazzo la pagina solamente. È un dettaglio, se vogliamo, visivo. Ma operativamente non c'è alternativa. Quindi in realtà io avrò una serie di richieste di questo genere, che faccio tratteggiate, ad esempio, ma solo per distinguere dalle altre, finito, non finito. E così via. E a un certo punto, ovviamente l'ultima richiesta deve andare in là, hai finito? Beh, finalmente sì, e mi do l'elenco. E mi dai l'elenco. Chi fa queste richieste non è l'utente. Il fatto che qua venga fatta questa richiesta, qua venga fatta questa richiesta, qua venga fatta questa richiesta, dovremo programmarlo noi dentro il browser. Ok? Ci sono due modi tecnicamente di farlo, o uno usare JavaScript che faccia delle richieste, o se no usare un meccanismo ancora più vecchio, cioè più anziano di come concezione, che è quello del refresh della pagina. Quindi dico al browser che la pagina che ti ho dato deve essere rinfrescata tra 2 secondi perché scade. Allora il browser rifà la stessa richiesta tra un attimo. Però chiaramente genera un refresh nuovo completo. Diciamo qua, chiamiamo pure refresh, tanto per ricordarci che non è l'utente che interviene. Dopodiché, di tutta questa figura, abbiamo detto che c'è il punto 4 che è opzionale. No? Punto 4, a questo punto l'utente qua studia i risultati ed eventualmente modifica i criteri, dicevamo, e ripete il tutto. Quindi vuol dire che eventualmente l'utente può modificare i dati e poi invia, li reinvia, ma reinviare significa andare a riprendere, a ripartire dal punto 3.1. Quindi questo vuol dire che tutto questo blocco così può essere ripetuto più volte per n. Mentre questa parte di modifica dei dati chiaramente è opzionale. Quindi qua scrivo optional nell'angolino, no? Nei diagrammi delle sequenze il tempo fluisce in modo lineare, quando voglio indicare che ci sono delle parti ripetute, delle parti opzionali, disegno un quadratino, un rettangolo che le comprende e indico che cosa succede a questo rettangolo. Tipicamente le cose sono ripetizione oppure opzionale. Adesso poi le varie varianti dell'UML ti dicono poi di preciso come scriverlo, come indicarlo, ma a noi interessa la sostanza. Quindi a un certo punto tu puoi avere arrivato qua, se vuoi puoi modificare i dati, se vuoi no, perché è una parte opzionale,
E se vuoi questo blocco, tutto questo blocco può essere ripetuto più volte, reinviando i dati e rifacendo di nuovo tutta questa cosa, con i dati eventualmente che quelli che sono stati modificati. Altrimenti, se va tutto bene, o finalmente andrà tutto bene, e l'utente a questo punto sceglie il voto, e sceglie il punto 5, scegli volo, e qui va alla prenotazione. Ma di fatto qua questo caso d'uso qua è già finito, nel momento che l'utente ha cliccato qua, da qui in poi non sono più tenuto a vedere la risposta, perché la risposta sarà generata da qualcun altro. Il 4, scusami, era questo. Modifica dei dati. Adesso ci rimane da fare la progettazione di sistema. Cioè, progettare le parti del mio sistema informativo che sono in grado di gestire questo dialogo con l'utente. Ma di nuovo, in un sistema web, tutto parte qui, quando, pardon, le frecce rimbalzano qui. Se arriva una richiesta e devo dare una risposta, lì deve esserci qualcuno che prende in carico quella richiesta. Qui c'è un'altra richiesta, qui c'è un altro tipo di richiesta, hai finito oppure no? Che può dare due tipi di risposte diverse, e basta, essenzialmente basta. Ok? Quindi diamo dei nomi a queste funzioni che lo server deve svolgere. Questa qui è, diciamo, genera form. Poi qua dietro, fatemelo scrivere lato solo per avere un po' di spazio, ricevi i dati. Qualcosa che riceva i dati e mandi indietro la pagina di attesa, poi qui dietro ci vuole qualcuno che risponda a queste richieste finito o non finito, quindi controlla la fine, e alla fine ovviamente deve esserci qualcosa che genera l'elenco, quando finalmente la richiesta arriva e c'è qualcosa, è un genere elenco. Quindi ci sono perlomeno quattro funzionalità principali più una di ottimizzazione che ci deve essere, no? Da progettare. Questi sono i controller, sono le classi che ricevono le interazioni degli utenti, sono le classi di tipo controller. Quindi, a livello, adesso giro di nuovo il foglio di così perché mi viene meglio, a livello di progettazione io vedrei un controller do genera form.
che è quello che riceve 1.1. L'1.1 arriva a lui. Dopodiché questo non deve fare niente di speciale, perché semplicemente accedere a una pagina, quindi passerà il controllo a un apposito view genera form, attraverso un forward, e questa view genera form dà la risposta che noi abbiamo chiamato 1.2. Il form di ricerca per i voli economici. Probabilmente qua non ci sono dei bin associati o altro, a meno che non vogliamo riusare questa view più avanti nel punto, dopo il punto 4, se l'utente, quando l'utente deve cambiare i dati. Dopodiché, ricevi i dati. Allora, questa è una progettazione, scusate, prima di passare a ricevi i dati, questa è una progettazione in cui abbiamo un controller e una vista semplice. Se invece facessimo un sito più complicato dove ha un view manager, di mezzo non c'è solamente la view, ma c'è il view manager che poi a sua volta richiama la view, include la view. No, questo dipende, no? Questa è la forma più semplice di progettazione, no? Poi c'è l'invio della parte complicata, no? Quella del punto 3 dove c'è il rimpallo avanti e indietro. Allora, noi abbiamo un messaggio 3.1 che attestiamo su un controllore du ricevi dati. Questo controller che cosa farà? Innanzitutto riceve e valida i dati. Quindi sicuramente si appoggerà su un bin in cui sono gestiti questi dati. Quindi un bin con i dati della richiesta. E lui questo bin lo crea. O lo fa creare. I dati del form li metterà dentro quel bin. E dopodiché non sa farci molto. Un controller semplice cosa direbbe? Che richiamo al DAO e faccio in modo che il DAO mi dia i risultati che mi servono. Ma noi sappiamo che non lo possiamo fare in modo sincrono, perché questa è un'operazione lenta. Allora la deleghiamo in modo asincrono ha un'altra classe, diciamo, che è l'ottimizzatore. Di cui non sappiamo ancora nulla. Ma dobbiamo dire che lui caro ottimizzatore, parti. Vai. E mentre tu vai con cosa? Con i parametri di richiesta che ti ho dato io, perché li ho ottenuti dall'utente. Dopodiché io mando all'utente la pagina d'attesa. Oppure mando all'utente una pagina di errore, se il form non era valido. Quindi a questo punto il do ricevi dati dovrà decidere se fare un forward in caso di errori, fa il forward di qua, poi dovrà esserci un error bin da qualche parte anche, e allora vorrà dire che probabilmente anche questo bin con i dati di richiesta avrà un bin di, una classe di valida, un validator da qualche parte, se lo vogliamo aggiungere.
e sono tutti classi che vengono richiamate dal nostro controller. Il controller prende il bin, chiama il validator, gli chiede, senti, secondo te va bene? Se il validator dice che non va bene, compila l'error bin e fa il forward alla rigenerazione del form, che stamperà anche i messaggi d'errore. Se invece va tutto bene, fa un forward a una pagina che genera una view attesa. La quale manda indietro 3.3 la pagina d'attesa. Quindi se tutto va bene, viene mandata indietro la risposta con la pagina attendere prego, ma nel frattempo questo ottimizzatore è partito. A un certo punto questo ottimizzatore avrà dei metodi per potergli chiedere hai finito o non hai finito. Può essere una classe di scope di applicazione questa. E userà dei DAO, ma non è lui un DAO, perché un DAO solo ha i metodi sincroni, lo richiamo e lo ritorno. Questo qua deve essere invece una cosa che rimane viva, perché deve continuare. Probabilmente dovrà lanciare un thread all'interno del quale fare l'ottimizzazione, ammesso che sia sulla stessa macchina o non sia un servizio esterno. Qui non lo sappiamo ancora. E mentre lui va avanti, il fatto che quando lui finisce nessuno se ne accorge, come ha fatto così, se no dovremmo inventarci un'architettura più complessa basata sui listener, sui eventi di terminazione, ma nel frattempo avviene qualche altra cosa, avvengono delle richieste che noi avevamo chiamato finito, che avremmo fatto in modo, che sono generate ovviamente dal codice che ci sarà, o di refresh o di JavaScript che ci sarà dentro questa view attesa, che fa in modo che vengano chiamate periodicamente, che cosa? Un controller, chiamiamolo dofinito. Cosa fa questo controllerino? Innanzitutto va a parlare con l'ottimizzatore, no? E gli chiede, non so, is complete o qualcosa del genere, cioè hai finito tu? Se no, torna qua, ritorna a generare la pagina d'attesa o un'altra pagina analoga a quella, ecco. Quindi, finito, do finito, chiede all'ottimizzatore, hai finito? Lui gli risponde di no, non è ancora completato, quindi faccio forward view attesa, viene rigenerata di nuovo la pagina d'attesa, che tra un po' richiederà di nuovo, hai finito o non hai finito. Se invece è completo, allora non faccio più il forward di una pagina d'attesa, ma devo compilare un bin con i risultati, risultati bin, che ovviamente conterrà dentro un oggetto di tipo volo, una collection di oggetti di tipo volo. Il risultato che cos'è? Un elenco di voli. E chi è che me ne dà questa informazione? Me ne darà l'ottimizzatore. Quindi l'ottimizzatore crea questo risultato e la do finito farà forward verso una view elenco chiedendo all'ottimizzatore dammi i risultati e passandogli come bin di questo forward. Qui usiamo l'ottimizzatore un po' come se fosse un DAO in questa fase qua. Chiediamo a lui dammi gli oggetti risultanti, o tipicamente sarà riempimeli, no? Ci sarà un fill results. In questo caso è generale sì. In questo caso questo farà accesso al database.
ma noi in questo esercizio qua non entriamo dentro l'ottimizzatore. In realtà il pattern è sempre lo stesso, cioè il controller che usa, in questo caso, lato sinistro no, ma il lato destro, questo a tutti gli effetti è un DAO, che il controller istanzia, gli chiede dammi questi risultati e poi fa il forward. Come lui abbia questi risultati, il fatto che li abbia calcolati lui o li stia leggendo in un database, il controller non lo sa, in questo senso si comporta come un DAO. Ti permette di accedere a dei dati che possono essere dati già presenti o dati che si calcola. Quindi come lo prendiamo? Come quadratino comunque? Cioè passiamo attraverso il quadrato e poi così? Cioè ci può fare un esempio di una presentazione con DAO? Ah sì, sarebbe. Allora, vediamo solo se abbiamo finito qua. Sì, qui direi che abbiamo finito perché il view elenco restituisce quella pagina che abbiamo detto finito, che è la 3.4. Ok? L'ottimizzatore dentro sicuramente, facciamolo col bordo doppio qua, perché questa non è una classe sola. Sarà un pezzo del sistema che fa l'ottimizzazione, quindi è un componente, non è solamente una classe. Quindi se supponiamo per un momento che l'ottimizzatore c'è già, ce l'abbiamo già, vuol dire che per sviluppare questo caso d'uso abbiamo bisogno di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 classi. Di cui molto probabilmente l'error bin ce l'abbiamo già, il volo anche, i risultati bin può darsi solamente una lista, le altre sono invece classi da sviluppare specificatamente per questo use case. E questo qui, no? Ha dei metodi molto simili a quelli di un DAO, perché ci sarà un compute results a cui passo il bin della richiesta, ci sarà un fill results in cui lui mi restituisce il release dei risultati, in questo caso in più ho un metodo se è completo o no, perché lui lavora in modo asincrono. Per rispondere a quello che mi chiedevi, se io avessi una richiesta semplice, che ne so, dammi tutte le città, no? Devo riempire una tendina, devo riempire, tu dammi le città attraverso cui puoi volare, beh, ci sarà sicuramente un do elenco città e un view elenco città che genera poi la risposta. Come ottengo l'elenco città? Beh, il controller istanzia un città DAO. Istanzia un elenco città bin, che sarà la composizione di città, poi qui farò un forward che si porta dietro chiaramente questo bin, il bin è stato riempito dal metodo fill elenco. I dati li contengono i bin. No, ma la rappresentazione del robot con la città. Ah, ma questo è il... Allora, in teoria dovremmo per ciascuno tipo... Di frecce ce ne sono di tanti tipi diversi, no? Questa dovrebbe essere una freccia di tipo crea, no? Perché questo crea il DAO. Questo è semplicemente usa, perché questo usa un metodo dell'altro. Qui l'ho indicato tratteggiato, in realtà non è una notazione standard, perché non, solo per ricordarmi che è condiviso tra chi l'ha creato e chi lo utilizza. Questa notazione
è la composizione in UML. Quando tu dici che un oggetto è composto da una molteplicità di altri. Che ne so, un disegno è composto da un insieme di forme. Ma se no, se uno indica il form, l'importante è che sia la relazione tra quei due, perché questo contiene l'altro. L'importante è che il DAO non passa mai dall'altra parte. Cioè, mentre questo beam passa nel for loop, il DAO no, è puramente a servizio del controller. E così come anche di qua, vedete che l'interazione con l'ottimizzatore, con la logica, ci parla solamente questo controller qui e questo controller qui, e basta. E se c'è qualche risultato che arriva da qui, che è degno di nota, viene incapsulato in un beam e mandato a una vista. Questo è il pattern MVC in generale. Ok? Allora, domani proviamo a ragionare al di là del tema d'esame, ma più finalizzato la tesina, a che cosa succede, se vogliamo possiamo portare avanti questo esempio qua, immaginando che questo ottimizzatore in realtà sia un web service esterno. Quindi come facciamo a fare la progettazione sapendo che l'ottimizzatore non ce l'abbiamo in casa, ma ce l'abbiamo esterno? Come rappresentarlo a livello di progetto, di diagramma delle classi? E anche il diagramma delle sequenze, visto che poi ci servirà nelle tesine. A domani.